Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100K. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Oggi 2 agosto 2015, sono passati esattamente 9 giorni da quando sono uscito dal porto di Gumenizza e ho imboccato la statale. Cammina sulla statale, caldo, tantissimo caldo, però vai avanti, togli la musica, non puoi ascoltare la musica, devi sentire il rumore delle macchine davanti, il rumore delle macchine da dietro, devi camminare, guarda davanti, guarda dietro, arrivi in prossimità di una curva, passi da una carreggiata all'altra e continui a camminare e poi delle salite incredibili, delle discese incredibili, però devi andare avanti ogni giorno, devi stare attento. E poi la puzza del copertone, dei copertoni, dei camion sull'asfalto, e poi la puzza delle carogne morte, eppure l'odore delle piante mediterranee, e poi le strade di montagna, un altro profumo bellissimo, meraviglioso, e poi l'odore delle strade vicino al mare, l'odore della salsedine che ti prende, che ti cattura, e ogni giorno vai, e poi ci sono gli incontri con i bambini che ti salutano da lontano, e gli incontri con i cani che ti abbaiano contro, hai paura, che possono uscire dai giardini e ti possono inseguire, gli incontri con le vecchiette che ti fermano, ti vedono sudato e ti offrono dell'acqua, gli incontri con gli uomini che ti chiedono da dove vieni, perché, e poi tu gli dici Podia, sto camminando a piedi, e ti dicono nia faccia, nia razza, gli italiani e i greci sono uguali, una faccia, una razza, siamo fratelli divisi soltanto dall'Adriatico, ogni giorno devi andare avanti, ogni sera devi curare la tua persona, devi lavare la biancheria, la devi stendere tutto, deve essere asciutto, controlla i piedi, fai in modo che non ci siano vesciche, cura molto i tuoi piedi, cura molto la tua alimentazione, mangia molte proteine, molte vitamine, molta frutta, bevi molta acqua e sudi, il caldo, caldo, tantissimo caldo, giorno dopo giorno, salite, discese, ancora altri incontri. E poi dopo questa incredibile avventura, dopo un po' di giorni inizi a pensare ai giorni in cui hai iniziato, come in un circolo vizioso, e pensi ai primi 10 chilometri, ai primi 5 chilometri, al primo chilometro, al primo passo, e poi pensi, il primo passo lo può fare chiunque, è solo una questione di volontà, primo passo, secondo passo, terzo passo, centinaia di migliaia di passi, uno davanti all'altro, possiamo metterli tutti, perché tutti quanti noi abbiamo la nostra Itaca, tutti abbiamo la nostra Itaca da raggiungere, prima o poi, non è vero che è una cosa impossibile, magari può risultare difficile, ma non è impossibile, perché io oggi, 2 agosto, dopo 9 giorni di cammino su queste strade, spesso impietose, spesso bollenti, molto affollate, molto trafficate, ma piene di vita, finalmente sono arrivato a Vasiliki, come può arrivare chiunque e come chiunque può arrivare in un posto e decidere di imbarcarsi per la propria Itaca. Io stasera sono arrivato a Vasiliki e domani mi imbarco per Itaca. Itaca ora davvero è molto più vicina. Passo e chiudo.